Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred Verlo, staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi un nuovo video. Un nuovo video che teoricamente dovrebbe essere una player review, ma nello specifico non è esattamente una review, in quanto, come avrete visto dal titolo o dalla miniatura, stiamo parlando di Dimitri Payet versione TOTS, uscito da pochi giorni nel team of Decision BPL con un specifico interrogativo: Dimitri Payet è meglio AS oppure GOC? Come tutti sapete, le sue versioni base, così come l'unica in forma che ha avuto, era una versione GOC, mentre quest'anno come TOTS si trova nei pacchetti come esterno sinistro, adattabile ovviamente a ala oppure ad ATS. Quello che sinceramente tutti probabilmente così come me hanno esclamato appena hanno visto questa carta in posizione laterale è stata un'invocazione ai santi anche poco conosciuti, perché sicuramente già a vederla una carta con queste statistiche, ovvero 85 di velocità, 93 dribbling, 87 tiro, 91 passaggi, 80 fisico, come COC probabilmente sarebbe il miglior attaccante del gioco, purtroppo, scusate, il miglior trequartista del gioco, però diciamo che la mia curiosità mi ha portato a provarlo e a recensirlo e a magari pensare di fare questo video un po' particolare. Questo video, come ho detto, si parlerà di questa differenza tra la sua versione effettiva, che è esterna sinistra, e come sarebbe da CC. Secondo me, se proprio dobbiamo fare una, devo dare una risposta diretta a questa domanda, ovviamente questa carta sarebbe meglio da CC, ma assolutamente 10.000 volte meglio. 10.000 volte meglio perché? Perché è una carta che ha ottime statistiche di dribbling, ottime statistiche di tiro, di passaggio. Sarebbe ottima anche come falso 9, perché potrebbe lanciare le ali in una maniera perfetta grazie ai valori di passaggio e di visione che superano il 90. E, però purtroppo la posizione è quella laterale, quindi come risposta all'interrogativo principale io dico che come COC sarebbe meglio. Però andiamo ad analizzare più nello specifico come esterno o come ala. Innanzitutto, come avrete visto dalla clip iniziale, io l'ho provato ad usarlo a TS perché mi sembrava il caso di metterlo il più possibile vicino alla porta. Però andando poi effettivamente a vedere che da ATS stava troppo largo e troppo dietro, quindi assolutamente ve lo sconsiglio, ho deciso di provarlo come ala sinistra pura. E devo dire che lì non mi è poi così dispiaciuto, perché comunque è un'ala che ha una discreta velocità, con un'accelerazione di 87, quindi è buona, un discreto dribbling, 4 stelle skill, riesce a rientrare praticamente sempre, è molto molto agile, ha un controllo palla che è assurdo, però diciamo che un po' come Neymar, un po' come non so, i vari Hazard o comunque Royce, Ribéry, in questo gioco l'ala diciamo corre, fa un po' di finte, rientra e tira a giro. Anche lui fa questo, però se dobbiamo metterlo su questo piano, costa 355.000 crediti attualmente. Ne vale davvero la pena comprare un'ala sinistra che fa questo quando lo può fare il miglior Hazard Nif, che costa probabilmente un terzo di lui? Probabilmente no. Se infatti fosse stata COC, secondo me avrebbe potuto sfruttare innanzitutto entrambi i piedi, perché lui è destro, ma col mancino tira poco rientrando appunto dalla fascia, e avrebbe potuto sfruttare maggiormente sui passaggi e magari quella forza fisica di 87, che è tantissimo per comunque un esterno, un giocatore che non è una prima punta fisica, per sfondare nella difesa e magari anche con il suo long shot di 95, altro valore che cito proprio perché è altissimo, per essere molto molto più devastante. Quindi diciamo che se dovessi dare un giudizio generale alla carta, secondo me sì, è una buona carta in sé, ma è stato un grande grande peccato che sia uscito come esterno sinistro, perché ha avuto praticamente si vede precluso il 90% delle sue potenzialità. Potreste provare ad usarlo, a cambiarlo magari durante la partita per mantenergli intesa, potrete poi vedere come questo giocatore cambierà radicalmente. Però se state cercando un'ala sinistra top della BPL, comunque in ogni caso vi consiglio di comprarla.
Andiamo quindi a ragare pro e contro, perché in realtà è come se fosse una review. Tra i pro ho inserito la velocità, il dribbling, il tiro e il passaggio e la forza fisica. Quindi tanti pro per lui, come vedete, perché la carta in sé è buona. E tra i contro ho inserito la posizione, perché è proprio di questo che stiamo parlando nel video. Il voto finale che gli do è un 9,5 da ala sinistra. Però questo appunto equivale la sua carta alla sinistra, però se dobbiamo poi parlare della versione generale, confrontandola con un possibile COC, gli darei forse un 6, perché non vale niente rispetto a quanto varrebbe in potenza. Detto questo, il video è finito, spero vi sia piaciuto questo nuovo tipo di format, già visto in alcuni video precedenti. Qui era Alfred, alla prossima, ciao a tutti!